Ciao a tutti e ciao a tutte, nuovo video Chiacchiericcio, come state? Spero bene. Allora, nuovo video Chiacchiericcio per parlare un po' con voi e farvi un po' di compagnia. Allora, premetto che sono già in mood casalingo, ma anche raffreddata, perché sono molto raffreddata. In un altro video non molto, che sto a dire, vabbè. Allora, oggi sono raffreddata, mi sono raffreddata dall'inizio di ieri avanti ieri e per quello che mi è beccato con il naso tutto, come si può dire, pieno di moccio, perché la verità ragazze, dalla gola fino a tutto il resto sono piena di moccio, con vabbè dettagli. E prima stavo urlando non so cosa perché ho dolori qua, tutto il petto, qui. Infatti, domani devo andare a prendere le medicine, devo andare a prendere. Perché, ahimè, anche se sto prendendo altre medicine, tipo quella, vabbè, la caramella, quella assurda che stanno in farmacia della Aboca, al mentolo. Però, un po' bene mi sta facendo, ma non nel massimo, devo dire la verità. E dunque, questo video che chiacchiericcio volevo dire, inserire che non so quante volte mi vedrete oggi perché penso che lo farò. Penso che lo farò solo uno oggi di video, non ne ho idea. Già. Comunque, questi giorni sto cercando di terminare una crema che mi sta piacendo molto, non l'avevo più inserita nel mio progetto di smaltimento. L'ho cominciato già da un bel po' di giorni, ma ancora non mi è venuto in mente di fare un video di progetto smaltimento prodotti finiti. E vabbè, ho anche da iniziare, non so. E questa qua è la scatola, che non si vedrà mai. Aspettate che tolgo lo specchio. Questa è di Milk Pupa. Ed è, mia madre me l'ha presa da questo sapone. Non so se si vede qualcosa. Sì. E mi piace, non è male. Allora, la scatola ve la faccio vedere. Il packaging è questo, il packaging. E sarebbe questo. Ups, stavo cadendo tutto, stavo facendo cadere. Allora, questa è la packaging. Vedete, aspettate che vi abbasso un po' la luminosità di questa luce, perché non vedete nulla, quasi. E no, mi tocca di spostare la luce un po' da sta parte. Ok, così forse si vede qualcosa. Boh, vabbè, comunque questo è il packaging del prodotto. La crema è questa. Se riesco ad aprirla perché io la ho il vizio di chiuderla troppo. Ah, gli ho detto l'ora che diciamo io ho il vizio di chiuderla troppo forte e poi non mi riesco mai ad aprirla. Vedete, questo è quello che me ne rimane. Vedete? Già. Il goccino non è rimasto, vabbè. Ho messo il naso un attimo. Eccomi, allora, dunque, stavo dicendovi che questa crema mi sta piacendo un casino e la voglio terminare perché poi non ce n'è più. Tutto lì. Non ho ancora provato la spazzola di Clio, però perché poi la troverò. Qual è la spazzola di Clio? Tutti la sapete qual è, dai. Sarebbe questa qua, bellissima. Proprio bella, bella, bella. Poi come la sto facendo vedere, è così, vedete? No, vabbè. Non si vede bene, però è questa. Non so come farvela vedere, però ci siamo capiti, è questa. E nulla, allora, mi sto appuntando delle idee da fare per YouTube, però fare sempre gli stessi video uguali. Sì, lo so che non è bello appuntarsi video, ma io preferisco organizzarli con oggi pianifico le mie idee e questo lo faccio sia per i miei pensieri che anche per quando io sogno o addirittura quando voglio raccontare qualcosa di bello, oppure anche per YouTube, ovviamente, certo, questo è per YouTube, bellissima. Adoro, troppo bella questa agenda. E poi guardate qua, mi sono fatta regalare e poi ho disegnato, ci ho colorato su un mandala, non si vedrà mai però, lo faccio vedere lo stesso, un mandala
Bellissimo sto mandala. Adoro, bellissimo. E niente. Poi qua c'è un'altra agenda che è del 2000, ovviamente 2023, che lo dico a fare. Questa è più sempliciotta, dai, raga, che vi devo dire. E poi qua c'è una penna bella di un santo, che poi è una santa, la Madonna, vedete? Bellissima. Nulla, ragazze e ragazzi, io questi giorni ho fatto molto cose di skincare, a parte la skincare, per enfatizzare un po' di più l'odore della mia doccia, il profumo, non l'odore, più che altro il profumo della mia doccia, sono andata con il profumo di Anna Blu Marine ed è molto buono, mi piace tanto. Perché l'altro mi ha un po' stufato, quello di Viva Donna, sarebbe questo qua, aspettate, questo qui. Se non mi ricordo mai, se non mi ricordo male, Viva Donna, vero? Ditemi voi se è questo, Viva Donna. E poi ce ne sono altri che è inutile che vi faccio vedere perché tanto li conoscete tutti a memoria. Allora, scusate se intanto tiro su, ma vi ribadisco, ho il raffreddore, non sto bene. Voi direte, allora che cacchio lo fai a fare il video? Non volevo tenere il vuoto al canale YouTube, quindi ho detto perché non fare un video anche se sto male e via discorrendo, via dicendo. E così ho detto faccio un video e poi lo pubblico. Anche se non lo monto, lo pubblico lo stesso, ma vediamo. Casomai lo pubblico lo stesso, vediamo anche se non lo monto. E poi cosa altro volevo dirvi? Se vi va, seguitemi anche in altri social come Instagram e TikTok e Facebook. Poi cosa trovo a dirvi? Ah, sì, che metterò nell'info box da qualche parte, nel montaggio. Sempre mi sta avvenendo una cosa su, non vi dico. Voi direte, ma cosa ti stai sentendo? Raga, sono stanca, sono tutta a gocce di moccio, raffreddore, più che la pedevette. L'altra luna aveva pubblicato un video, vabbè. Kimono blu sarebbe Paola del canale Kimono, Gatta Luna Kimono Blu. Gatta Luna Kimono Blu ha appena caricato un video, ma vabbè, dettagli. No, per dirvi che lei li carica sempre a quest'ora, che non so ma con chi ne sono. Le 4 e 2 minuti, via, a quest'ora l'ha caricato, intorno alle 4. E cosa volevo dirvi? Sì, che ho nel montaggio vi scriverò, se non mi ricordo male, se non ho 4 o addirittura 5 contatti sulle dita delle mie mani, canali. Voi direte, meno male che ne è solo uno. Allora, sì, è vero, ne ho uno, ma gli altri li ho voluti creare da tempo a tempo. Non li ho creati in un giorno. Li ho creati uno in un giorno, ma poi uno ha preso all'altro, non tutto in un giorno, in giorni distanti l'uno dall'altro. Quindi non lo so, ragazze, se riuscirò a caricare tutti i video in altri canali, tanti altri video. Quindi se questo video che dice appunto vi è piaciuto, mettete un bel like in supporto e che ne so, fatemi sapere se volete di questi altri video, anche malaticcia come sono, ve li faccio. Perdonate un po' l'aspetto un po' malaticcia, però sto prendendo fuori da qua, vedete? Da qua dentro, da Envalsoft, no, cos'è Envalsoft? Envalsoft sono gli stivali. Scusate. Soft Dream, volevo dire, dell'Eurospin. Questi sono, vedete? Sì, vabbè, lo so che avete capito. Comunque, fazzoletto mi serve per. Ecco qua. Vedete, sto prendendo moccio come se non ci fosse un domani. Lo so che fa schifo sentire questo tirato su, però io nel mio canale preferisco fare come. Non dico come impara a me, però. No, nel senso, non capite mai, non cercate di interpretare male la cosa. Faccio nel mio canale quello che mi pare per dire pubblico i video anche quando sto male, perché questo qua volevo dire, in questo senso voglio pubblicare video anche quando non sto tanto bene, tipo se mi opero in bocca è ovvio che non faccio vedere tutta
una cosa che non si può vedere su YouTube, però per evitare il coso del copyright, però quando starò meglio, appunto, quella cosa lì, quando starò meglio dall'intervento in bocca, andrò dove devo andare, all'ospedale del maxillo facciale. Non ve lo dico adesso perché sennò sarebbe troppo brutto da dire, perché non so neanche io quando andrò, ma non ve lo voglio dire, ragazze. Chi vuole viene, vabbè. Chi vuole venire a trovarmi può venire a trovarmi, ma non ho idea se neanche riusciremo a fare questo benedetto intervento in bocca. Quindi non è nulla di sicuro. Voi direte, perché non è nulla di sicuro? Perché non lo so neanche io, ragazze. Ci sono troppe complicanze che non vi sto qua a spiegare e non è neanche la sede adatta per spiegare queste benedette cose. Comunque, ragazze mie, ragazzi miei, se questo benedetto video vi è piaciuto, mettete un bel like di supporto. E già superato i 10 minuti, figuriamoci me. Già c'è il tanto, come si dice in Sardegna, già c'è il tanto dei minuti. Allora, cosa devo dire? Oddio, che bella sta canzone di Gianna Nannini. Amami ancora, fallo dolcemente. Mamma mia, i brividi mi vengono a sentire. Già ho brividi mio per il mio raffreddore, ma lei fa vedere i brividi quando canta quella donna. Gianna Nannini ha una voce stupenda. Come devo dire? Ha una voce da rabbrividire, nel senso buono, che è troppo brava, brava, bravissima. Quindi che dirvi? Vi metterò appunto nell'info box o nell'informazione del mio canale, nella descrizione o anche nel montaggio, non lo so ancora quanti canali ho, se 4 o 5, guarderò per non dire baggianate, ok? Non sono sicura che neanche metterò contenuti, però tentare non nuoce, se qualcuno li guarda bene, se no a me ciccia, non muore nessuno. Capito di già bene. Ciao, un bacio a tutte e a tutti. Ok, mettete like, attivate la campanella ed iscrivetevi. E se vi va, seguitemi su Instagram come youtuber. Me la lettera, vabbè, niente. Seguitemi e basta. Se volete seguire, se no, non siete obbligati. Instagram come youtuber, me la lettera qua sotto. E poi su Facebook e TikTok vi metto tutti i link se riesco. Non è neanche detto che riesco perché non sono molto smanettona. Sono smanettona fino a un certo punto. Ciao.